Buonasera, buonasera, benvenuti, benvenute a questo nuovo appuntamento, insomma, di questa rubrica Big Talk su Twitch. Salutiamo anche Sergio che ci segue in regia, che metterà in sovraimpressione i commenti di modo che io possa seguirvi pur cianciando come farò tutta la sera. L'incontro di questa sera durerà circa un'ora, dove una prima parte la utilizzerò per raccontarvi cose che voglio condividere e dopo vi dico quando sto per finire, così vi preparate con delle domande, con degli interventi che volete fare e insomma passiamo all'interazione con voi. Ultima cosa che vi dico è che tengo qui il Dyson, ma esclusivamente per difendermi dai gatti. Se dovessero attaccarmi o fare casino, io lo accendo e si spaventano. Se faccio questa cosa, voi sapete che è tutto a posto, non preoccupatevi. Allora, l'incontro di questa sera è dedicato alle mie esperienze scolastiche. L'adolescenza sappiamo che è un periodo, come possiamo definirlo, di merda per tutti e il rapporto con i compagni e con gli insegnanti è spesso uno di quegli elementi proprio che vanno a contribuire alla nostra crescita personale, emotiva, psicologica. Allora, e vorrei raccontarvi delle esperienze più importanti, insomma, che io ho avuto al liceo, anche perché sicuramente ero una persona con alcune particolarità, diciamo. Allora, io partiamo dal biennio, liceo artistico, ero uno studente inserito, anche considerato brillante perché molto presente, classico studente che non ha mai aperto un libro un giorno in vita sua e che semplicemente stando attento alle lezioni, partecipando, acquisiva le informazioni, ero rappresentante di classe, ma quello lo ero anche dalle medie, con la consapevolezza, diciamo, che certe cose, se non le avessi dette io, non le avrebbe dette nessuno o non sarebbero state dette altrettanto bene, mettiamola così, causando conflitti anziché risolverli. Però ero pessimo nelle materie artistiche. Io non avevo dubbi alle medie sul fatto di voler fare il liceo artistico, perché sentivo la creatività dentro di me, ero sempre lì che immaginavo, io vivevo nel mio mondo, ma il problema era trovare un modo per far uscire quello che avevo dentro. E l'arte, insomma, sembrava il metodo principe, no? Solo che disegno pittorico, un disastro, perché io non ho manualità. Scultura, ancora peggio, mi faceva anche schifo toccare la creta. Rimane il disegno tecnico geometrico, dove ero molto portato alla comprensione dei concetti, proiezioni ortogonali, proiezioni, proiezione delle ombre, prospettive, tutte cose di cui avevo una comprensione intuitiva, tant'è che poi aiutavo i compagni, soprattutto le compagne, c'era una grossa sproporzione di genere, nella realizzazione delle tavole. Però se io avessi avuto una mentalità un po' imprenditoriale, avrei detto, allora io te la spiego, ma poi tu me la realizzi. E invece non ce l'avevo. E nella realizzazione io ero pessimo. All'epoca, ed è questo il concetto importante, non usavamo il computer. No, non ho fatto la scuola negli anni 70, ma comunque non si utilizzava. Si utilizzava per il disegno tecnico i rapidi, quindi strumenti a mano. E non avendo manualità, anzi, lo vedete. Stavo per dire, lo vedete che sono insomma, un po' schizzato nel modo di muovermi, ma non lo vedete perché io mi sto controllando, se non mi controllo, ciao. E sottoponevo delle tavole che erano immonde, sporche, piene di cancellature con le lamette, ma erano veramente uno schifo. Quindi nelle materie artistiche, ed era il liceo artistico, che erano quelle che teoricamente mi avrebbero dovuto interessare di più, le mie performance erano veramente terrificanti. Inizio a raccontarvi ora degli insegnanti che più hanno avuto un impatto, sia negativo che positivo, su di me. Specifico che io ho sempre guardato da ragazzino, da bambino e anche da ragazzino agli adulti. Mi interessavano più che i bambini. Quindi un giudizio negativo pesava veramente molto. Pesa per carità su ogni ragazzo, su ogni studente. Però mi prometto di ipotizzare che io lo caricassi magari di un peso anche eccessivo. Partiamo da quello che era il mio insegnante di italiano. Ovviamente non farò nomi, ci mancherebbe. Il mio insegnante di italiano e storia del biennio con cui non mi trovavo bene. Altra specifica. All'epoca non c'era il concetto di mi lamento del metodo di insegnamento con i genitori. Qualsiasi cosa succedesse a scuola era colpa tua. Non faccio assolutamente un discorso del si stava meglio quando si stava peggio, non esprimo giudizi di merito, dico solo che all'epoca te la dovevi vedere tu. Proprio non esisteva lamentarsi con i genitori. E cosa succede? Questo insegnante aveva nei miei confronti una fortissima antipatia epidermica, che io mi sento di attribuire al fatto che io fossi out, forse il primo adolescente di quel liceo artistico di Bergamo dichiaratamente omosessuale, che parlava anche in presenza degli insegnanti del suo orientamento sessuale. Lui, estremamente religioso, infatti ci sottoponeva molti testi di ispirazione cristiana.
E credo che il momento di rottura poi sia arrivato quando una volta gli faccio una domanda. Lui, siccome non era neanche particolarmente colto, e ad esempio era convinto che la parola esilarante volesse dire ricco di pathos, struggente. Quindi ora io non ricordo quale fosse il testo, ma era appunto un testo religioso, credo medievale, dove a un certo punto si sta parlando della crocifissione di Cristo e dice, è la scena della crocifissione, e l'autore ce ne fa una descrizione esilarante. Io scoppio a ridere, ovviamente, mi guarda male, ma scusa, ma esilarante non vuol dire molto divertente? No, no, esilarante vuol dire appunto ricco di pathos, travolgente. Per dimostrarmelo va a prendere il dizionario, apre e no, esilarante vuol dire ilare, estremamente divertente. Quello sicuramente non mi ha aiutato. Poi abbiamo fatto anche delle prove con la mia compagna di banco all'epoca, si chiama Michela, saluto anche se non credo stia seguendo, e durante i periodi di stacchi, vacanze varie, ci dava dei testi da riassumere per fare una relazione e dava sempre gli stessi negli anni. A un certo punto io e questa compagna di classe ci siamo invertiti il riassunto sottoposto, ma letteralmente proprio io ho trascritto quello che lei aveva dato 6 mesi prima. Stessa cosa, tanto era, comunque non venivano conservati e sicuramente non se li ricordava. La prima volta lei prese 8, io 6. Ci siamo scambiati i compiti, gli stessi compiti. Lei ha preso 8, io ho preso 6. Per capirci. Inoltre io avevo un gravissimo problema di dislessia non diagnosticato e quindi un sacco di errori grammaticali, di ortografia anzi, e tra l'altro all'epoca non sapevo neanche scrivere bene, ma questo è un problema che ho risolto dopo e dopo spiego perché. Quindi insomma, a livello artistico non ce la potevo fare, non avevo manualità. Per inciso, un dibattito molto acceso su quanto la tecnica confluisca alla definizione stessa di arte, e mi permetto di dare un giudizio: noto spesso che nelle persone in realtà che di arte non se ne intendono fanno coincidere unicamente il talento con la tecnica. La tecnica è sicuramente una manifestazione importantissima del talento. Ci sono artisti nella nostra storia italiana che dal punto di vista della tecnica hanno creato dei capolavori forse irreproducibili. Però c'è anche poi l'inventiva, c'è la comunicazione, c'è la suggestione, la provocazione, insomma tutto quello che può essere il contenuto. Ridurre l'arte, che non ha una definizione univoca, ad un'unica manifestazione, è un approccio un po' ignorante, mi permetto di dire. E quindi io, incapace di questa tecnica, verrebbe da dire, sei un creativo? Hai la scrittura? No, perché ero pure dislessico. Insomma, un povero disadattato, voi direte, io non mi sento di smentirvi. Poi, insegnante, ad esempio, di inglese. Altro problema, potete capire per un dislessico che strazio sia l'inglese. Parole tipo through, although, tough, che so pronunciare, so utilizzare, perché io sono fluente in inglese, io tuttora non so come si scrivono. GH, TH, tutte quelle robe dove, che sono tutte mute. Un autentico strazio. E all'epoca, ma temo anche adesso, l'inglese veniva insegnato come una lingua morta, tipo il greco o il latino. Quindi traduzioni, tutto scritto. O magari ogni tanto potevi ascoltare una riproduzione audio, ma sostanzialmente come una lingua morta. Quindi avevo 4, potete capire. Fra l'altro, con una beffa, questo in realtà è avvenuto nel triennio, dove cos'è accaduto? Che siamo andati in gita a Vienna e c'era una compagna di classe che aveva 9, credo, in inglese, classica studente estremamente ligia, con un approccio puramente mnemonico, che studiava l'inglese come insegnato come una lingua morta. Quindi lei aveva 9, ma non sapeva parlare inglese. Una volta si è fatta male ad un ginocchio, siamo dovuti andare al pronto soccorso, all'epoca eravamo con l'insegnante di storia dell'arte, ho dovuto accompagnarle io, l'insegnante, la compagna di classe, con il suo nuovo inglese, perché non parlavano inglese. Io avevo 4, ma parlavo inglese, ho viaggiato moltissimo. Dalla prima liceo in poi lavoravo tutti i weekend come cameriere in un ristorante di un certo livello a Bergamo e lavoravo soprattutto con i turisti, quindi ero già fluent all'epoca, però avevo 4 perché veniva valutato unicamente l'inglese. E lo scritto, volevo dire. Quindi questa beffa, io che rinuncio a quell'unica serata libera che avevamo mentre gli altri andavano a divertirsi per andare a fare l'interprete per l'insegnante, questa ragazza che aveva 9. Ma veniamo in realtà all'insegnante che più mi ha segnato negativamente, che era l'insegnante di geometrico. Era anche in una posizione di responsabilità particolare, perché era, qua correggetemi, non ho troppe reminiscenze didattiche, però la responsabile del corso. Fate conto che il mio era la B, lei era la responsabile della seconda B, per intenderci. Un attimo che do un'occhiata, anche perché qui avevo uno schema di argomenti che avevo piacere a seguire. Allora, da episodi abbastanza poco piacevoli, come una volta durante una lezione entra in classe uno studente della quarta o della quinta
estremamente effeminato, che mi permetto di ipotizzare fosse omosessuale e che chiaramente viveva all'epoca una condizione di disagio proprio somatizzata. C'era dell'insicurezza, una timidezza un po' invalidante, e quindi in maniera anche un po' maldestra le passa dei documenti e se ne va, e nell'imbarazzo generale una compagna di classe dice: Cuni, ti attizza, con anche un epiteto che se utilizzassi Twitch chiuderebbe il mio canale. Tutti a ridere, l'insegnante non ha detto niente, ma bastava un semplice silenzio. Non mi aspettavo una lezione sull'omofobia, non c'era neanche la parola all'epoca. Non sapeva cosa dire e quindi non ha detto niente. E questa è sostanzialmente un'approvazione del bullismo. Poi io, magari ne parliamo dopo, non sono mai sottostato troppo al bullismo. Alla domanda sei stato bullizzato, la risposta è ci hanno provato. Però è stato un brutto momento. Fino ad arrivare qua, ci ricolleghiamo al discorso che ho fatto all'inizio sulla mia oggettiva inabilità nelle materie tecniche. Alla fine del biennio, questo insegnante interviene durante una giornata, era giugno, per dire, secondo gli insegnanti, cos'era bene che ogni singolo studente scegliesse per il triennio. Io non avevo dubbi, grafica, perché io uno strumento l'avevo trovato in questi anni, il computer. Risolveva tutti i miei limiti. Lì riuscivo ad esprimermi, riuscivo ad essere competitivo e anzi, avevo trovato quella chiave per cui era la creatività a governare me, per cui mi mettevo veramente ore e ore e ore e ore di fronte a quel computer a creare ossessivamente, cosa che non riuscivo a fare scrivendo o disegnando a mano. Quel giorno però io ero assente. Chiedo scusa un attimo. Lampino! No! Ok. Allora, quel giorno io ero assente. E che cosa è successo? Arrivato il mio nome, lei comunque ha offerto la sua disamina anche a nome del corpo docenti, dicendo: ah, Cuni, noi siamo basiti perché è veramente una delle persone più prive di talento che abbiamo mai visto. Io non c'ero, mi è stato riportato e è sicuramente uno dei dolori emotivi più forti che ricordo nel periodo del liceo. Perché? Innanzitutto questo giudizio da parte di persone che comunque avevano nei miei confronti un ruolo genitoriale. Io ero anche rappresentante di classe, tenevo al giudizio di queste persone, le stimavo. Era stato detto in pubblico, era stato detto in mia assenza, di fronte ai miei compagni di classe. Tutti sapevano che io ero un incapace. E in quei momenti, cosa ho vissuto? Vabbè, ho passato giornate veramente d'inferno. In cui tuttavia non è che ci fosse una resa, l'ipotesi di cambiare percorso, perché io sentivo, e torniamo al discorso dell'altra volta su cosa vuol dire essere artisti, di non avere scelta. Mi sono detto, va bene, evidentemente sono nato artista incapace, però sono comunque un artista, quindi io dovrò continuare a farlo, non riuscirò a concludere nulla, mi diranno tutta la vita che faccio schifo, che non ho talento, ma io continuerò a fare l'artista, perché non ho scelta. La creatività era la cosa più importante per me. E poi è arrivato il biennio, e da lì, del triennio, da lì è cambiato tutto. Perché? Perché sono cambiati gli insegnanti. Ma non solo. Da rappresentante di classe, ruolo che ho mantenuto anche nel triennio, sono anche diventato rappresentante di istituto. Basta! Basta! Spirale dell'amore di Venere! Azione! Di solito reagiscono a questi attacchi, ovviamente questi momenti poi li taglierò nel video che metterò su YouTube. Allora, da rappresentante di classe sono anche diventato rappresentante di istituto, perché fosse chiaro, per insistere, sull'importanza dei computer nei corsi di grafica. Per intenderci, nel primo anno del triennio, nel corso di grafica, non si utilizzavano i computer. Che assurdo! Si usavano i retini. Scusate, basta, vado a prendere un attimo un gatto. Come promesso, poi tutto questo verrà tagliato. Si usavano i retini, si faceva tutto a mano. Voglio dire, io devo sapere che devo tirare una linea dritta, ma è necessario che la sappia tirare a mano quando ci sono degli strumenti che lo fanno molto più velocemente e molto, molto meglio di me? Quella, secondo me, era una questione che doveva essere portata avanti proprio a livello di istituto. E le materie, progettazione artistica, grafica, mi davano grandissima soddisfazione, ero indubbiamente, se non il più bravo, tra i più bravi, ma fra l'altro con giudizi che mi mettevano in imbarazzo in senso opposto, ossia in cui capitava, sentivo discorsi del tipo di una compagna di classe che diceva: sì, è venuto bene, ma non è come quello di Manuel,
E ho sentito un insegnante dire, vabbè, ma Manuel è un artista, non ti puoi paragonare a lui, carina come cosa da dire. Poi in realtà questa ragazza non ha fatto un percorso artistico, quindi magari non si sarà neanche offesa. Però, mentre l'insegnante che veramente per me ha fatto la differenza è stata l'insegnante di italiano, dove mi ha portato veramente ad amare lo studio, ad amare l'istruzione, ad amare la letteratura e tutte le discipline che insegnava, perché lei era per un approccio multidisciplinare. Lei ti dimostrava che un concetto che ti spiegava in letteratura lo trovavi ovviamente nel contesto storico, lo trovavi in filosofia, lo trovavi nell'arte, lo trovavi nella scienza. Lei si prendeva delle ore fuori dall'orario di insegnamento. Noi a volte ci vedevamo il pomeriggio per approfondire, ci portava a teatro. Ogni volta che lei ci insegnava un nuovo autore, anche se non fossimo tenuti a farlo, noi andavamo in libreria e ci compravamo il libro, che fosse la raccolta di poesia, che fosse il romanzo, per nostro piacere, perché ci aveva talmente appassionati della materia che la cultura diventava veramente una passione, Ma il metodo in cui insegnava, che era sul ragionamento, lei era capace di interrogarti e di dirti, ok, ma quando Foscolo ha scritto I Sepolcri, quando ha scritto questo verso, secondo te lui cosa pensava? Cosa intendeva? Con compagni di classe che dicevano, non lo so, non c'era scritto nel libro di testo, e lei, sì, è vero, non c'era scritto nel libro di testo, tu hai studiato tutto a memoria, quindi devo darti 9 e te lo do. Ma faceva capire che a lei non piaceva questo, a lei piaceva il ragionamento, a lei piaceva la sintesi. È stata la prima a farmi capire che avevo un problema di dislessia, quando ad alta voce a un certo punto dico, io non ricordo se si scriva Italia con la GL o Italia. A mio beneficio molti italiani pronunciano Italia con la GL, quindi insomma una confusione anche legittima. Lei mi ha preso da parte, mi ha fatto vedere il mio orribile scritto e mi ha detto, allora, una serie di input. Allora, tu adesso inizi a scrivere in maiuscolo. Dimenticati il corsivo, inizia a scrivere in maiuscolo. Altra cosa, ero confuso su come si scrivesse, perché non avendo avuto insegnanti particolarmente brillanti, la lingua mi era stata insegnata come una questione stilistica, anziché concentrarci, cosa che su di me avrebbe avuto particolare appeal, sulla struttura logica del linguaggio. Lei mi ha proibito di usare le virgole, non di scrivere uno sproloquio. Diceva, usa solo il punto, esercitati per qualche mese a scrivere usando solo i punti. Frase, punto. Devono stare tutte in piedi da sole. Perché io inanellavo subordinate su subordinate, aprivo incisi che non chiudevo mai, ero barocco. E lei invece mi ha portato a ritrovare la pulizia. E adesso io ho la presunzione di ritenermi un buono scrittore, più che come contenuto intendo proprio come stile, perché sono pulito, perché sono ordinato, perché sono logico. Poi mi ha detto all'epoca, fra l'altro, tu hai un bellissimo eloquio, ma è mortificato da questo orribile accento bergamasco. Mi ha passato una brochure della scuola di teatro di Bergamo e io mi sono iscritto. E io lì ho iniziato a fare attivamente teatro, che da un lato ovviamente mi ha consentito di iniziare a studiare dizione, mettendo in discussione tutto quello che sapevo. Ma poi, voglio dire, in un certo senso, l'insegnante ha creato Immanuel in quel momento, perché mi ha portato il palcoscenico. Quando abbiamo studiato Tasso, la Gerusalemme liberata, lei non piaceva. Lei lo diceva, Lei diceva, io non credo che un insegnante possa essere obiettivo. Credo che un insegnante possa essere onesto e possa esprimere i suoi punti di vista, di modo che gli insegnanti possano integrare il bias che necessariamente l'insegnante ha, non usava questa parola, nell'informazione che sta ricevendo. Lo faceva con la storia. Lei diceva, io sono di sinistra, quindi cercherò di essere il più obiettiva possibile, ma poi confrontatevi con altri adulti, fate ricerche, parlatevi con i genitori, cercate una prospettiva diversa dalla mia, che non ho la presunzione di poter dire che sia totalmente sopra le parti. E quando arriva la Gerusalemme liberata, mi assegna il capitolo di Erminia la pastorella sui monti e dice, non ho voglia di interrogarvi, voglio che interpretiate questi passi. E mi dà il ruolo di Erminia, la giovane pastorella, un po' ingenua. Ruolo che io interpreto con coraggio di fronte alla classe. E, insomma, avete capito che importanza possa aver avuto questa insegnante su di me, ma secondo me mi sono anche imputato altre cose che ora non mi vengono in mente. Ecco. Lei aveva un leggero problema di balbuzie, tartagliava, non so quale sia il termine tecnico, dove metteva di fronte ad ogni frase un fonema che era che lui diceva così. Ci credo che poi aveva empatizzato con la mia condizione. Ma detto ciò, una volta, fra l'altro, lei mi diceva sempre,
che tu ce l'hai, Manuel, che tu ce l'hai, che era riferito al talento, quella cosa la cui assenza mi era valsa quell'umiliazione pubblica a nome di tutto il corpo studentesco di fronte alla classe. Che tu ce l'hai, diceva. Ricordo, parlandone con la compagna di classe, ma perché dice che davanti? E la mia compagna, non lo so, ma almeno tu ce l'hai. Quindi anche qua capisco perché ad altri alunni non piacesse poi il suo metodo di insegnamento, che era così lontano dallo stile mnemonico. Fra l'altro faceva questa cosa lei. Lei diceva, non me ne frega niente che vi studiate a memoria le date. Lei, durante le verifiche, teneva i libri di testo sulla cattedra e diceva, se non vi ricordate qualcosa, un nome, un concetto, una data, venite qua davanti a me, aprite il libro, lo guardate e lo trascrivete. Io vedo se state traendo della comprensione, lo vedo perfettamente. O se invece non vi ricordavate quel dettaglio mnemonico di cui a me non me ne frega niente. Mi offenderebbe vedere uno strafalcione, quello sì. Quindi piuttosto che uno strafalcione, venite qua e ricopiate, non inventatevi le date, che quello mi offende, ricopiatele. Insomma, per chi invece aveva un approccio mnemonico, questo tipo di insegnamento era deleterio, proprio la disprezzavano. Ma infatti il punto è questo, che non è tanto di insegnamento migliore o insegnamento peggiore, ma il fatto di avere un insegnante che crede in te. Un concetto che esprimo molto spesso nella mia rubrica C'è posta per Casto è che gli adulti non hanno il diritto di essere amati. È una frase molto forte, gli adulti hanno il diritto di amare, ma non di essere amati, perché presuppone che gli altri abbiano il dovere di amarti. In molte lettere che leggo, nella rabbia che sento spesso a seguito di una relazione che non ha funzionato, c'è la rabbia derivante un diritto ferito, ma io meritavo di essere amato da questa persona. No, non abbiamo il diritto di essere amato dagli altri, essere amati è un privilegio, dobbiamo essere grati quando ci viene accordato, non abbiamo il diritto di arrabbiarci se gli altri ci rifiutano. È un concetto forte, ma secondo me serve a svoltare per uscire da una cognizione di vittimismo. Chi ha il diritto di essere amato? I bambini. I bambini. Estenderei dicendo che ogni adolescente avrebbe il diritto ad un adulto che crede in lui, che vede il suo potenziale e crede in lui. Quello fa veramente la differenza. Io senza quell'insegnante non avrei iniziato a fare il percorso che ho fatto, che poi è stato sicuramente travagliato, sono venuto a Bologna per studiare una cosa e poi ho interrotto. Però mi ha fatto capire che la mia vocazione, sì, era legata all'intrattenimento, era legata all'arte, alla creatività, era legata alla comunicazione. Avevo bisogno però di essere guidato per svilupparla. Quindi io sono veramente grato di aver avuto una persona di questo tipo. Ho parlato per 27 minuti. Facciamo così, vi racconto un altro paio di aneddoti, questa volta concernenti i miei rapporti con i compagni di classe. Dopo invece vorrei passare un pochino la palla a voi. Allora, ero ben inserito socialmente. Sebbene fossi enormemente introverso, lo sono tuttora e mi piacerebbe tenere, fra l'altro, un episodio totalmente dedicato a che cos'è l'introversione e che cosa comporta nella vita, soprattutto quando è forte, come nel mio caso. Ma per quanto le interazioni sociali mi drenassero a livello di energia, non vedessi l'ora di arrivare a casa e mettermi di fronte al computer e restarci fino a notte o di fronte alla televisione, comunque io traevo soddisfazione, erano stimolanti questi confronti con i compagni di classe. E come ho detto ero out, ero rappresentante di classe, di istituto. Ci sono stati però un paio di episodi spiacevoli. E questi invece all'interno del triennio, che è stata la parte più bella, in cui ho iniziato insomma proprio a sbocciare come adulto. Uno riguarda una ragazza, ne parlavo anche durante la live con Marco Crepaldi. Cosa è successo? Eravamo verso la fine del periodo scolastico e era un'ora buca, come si diceva a Bergamo, ora non so voi dove siete in Italia, come si dica, quando insomma mancava l'insegnante e quindi teoricamente dovevi studiare altre discipline, in concreto non si faceva nulla, si bighellonava. Questa compagna di classe mi stava tenendo le braccia ferme dietro la testa, mentre un altro compagno mi spruzzava con dell'acqua. Ma un gioco di fanciulli, una sciocchezza, insomma. E io mi ribello a questa violenza giocosa e le do morso per farmi mollare. Morso vigoroso, ma potete immaginare comunque la forza di questo morso, tant'è che lei ridendo si stacca, scemo, cosa fai? Parliamo di questo livello di violenza. Non è stato un bel gesto, cioè io non è che posso dire sì, va bene mordere le compagne di classe anche se si sta scherzando. No, è stata una piccola violenza che ho fatto, sbagliatissima. Il giorno dopo lei non viene a scuola. Il giorno dopo neppure, quello dopo ancora invece arriva, ma c'è qualcosa che non va. Lei è visibilmente alterata, come in stato di shock. Dopo le lezioni mi prende da parte e mi dice
2 giorni fa io sono arrivata a casa e ero ancora arrossata per il morso che mi hai dato. E quando mia madre l'ha visto e le ho detto che eri stato tu a mordermi, mi ha portato subito dal medico. E il medico ci ha detto che c'erano delle microabrasioni cutanee e qualora tu avessi avuto delle ferite nella bocca, è possibile che tu mi abbia passato delle malattie infettive, tra cui l'HIV. Lei era convinta che sarebbe morta. Lei era convinta, questa ragazza era terrorizzata, al punto che io, per empatia, mi sono sentito male, mi sono sentito malissimo, terribilmente in colpa per quello che le avevo fatto, per la paura che ora io l'avevo costretta a vivere. Mi sono scusato per quel gesto, per cui tuttora ovviamente mi scuso, ci mancherebbe, ma ero dispiaciuto per il dolore che lei stava vivendo. Tornato a casa, però, qualcosa mi è scattato. E tendenzialmente io funziono così, nel senso che non do mai una risposta emotiva, sono molto controllato al momento. Ho bisogno di pensarci un po'. Lì ho sentito che montava, ho sentito tutta la rabbia arrivare. I miei genitori, fra l'altro, non c'erano, erano in vacanza, quindi ero solo quella settimana, avevo 17 anni. La chiamo a casa, ovviamente non dico il nome, mi risponde lei, ma io non volevo parlare con lei. Le dico, mi passi tua madre per piacere, era quello ovviamente il problema. E lei si rifiuta, dico, va bene, allora ne parlo a te. Il tuo medico, così bravo, ti avrà anche spiegato che ora tu dovrai fare un test dell'HIV, ma perché sia attendibile dovrai far passare 3 mesi, addirittura 6 mesi per essere certa al 100% che tu ora non sia sieropositiva perché ti ho morsa. Io auguro te e alla tua famiglia di passare questi 6 mesi nel modo peggiore possibile, di consumarvi nell'angoscia, nella paura, affinché questo vi aiuti a capire l'ignoranza in cui state affogando. Non è stato un contributo costruttivo il mio, eh? È stato uno sfogo di rabbia, ma perché anch'io avevo subito un'orrenda violenza emotiva a seguito della mia violenza fisica che non posso difendere. Però per me è stato orribile, un'umiliazione terrificante. Poi veramente si parla di ignoranza. Primo, pensi che l'HIV davvero si possa trasmettere in quel modo. Secondo, tu pensi che l'HIV sia una sentenza di morte. No, vabbè, è un discorso veramente ampissimo e veramente molto, molto, molto triste. Lei ha continuato a tornare a scuola, ma con la morte del cuore, perché io avevo ragione a dire che la colpa era della madre, del suo contesto familiare, ma fatto sta che le spese le stava facendo lei, non si sapeva neanche se avrebbe finito l'anno, perché se tanto doveva morire ormai. Mosso a pietà, sono andato all'ospedale, mi sono fatto prescrivere tutti gli esami di malattie che sessualmente trasmissibili o comunque trasmissibili con il sangue, dato che era questa l'ipotesi, e l'ho spedito a casa il referto. Ovviamente potete immaginare nei confronti della mia privacy quanto sia stata rispettosa l'operazione. Niente, lei si è tranquillizzata ed è tornata a scuola. Un'altra esperienza che ha qualcosa di simile concerne invece un altro compagno di classe, che inizialmente è stato il compagno di classe del triennio con cui avevo più legato. Un legame più basato, se vogliamo, su una sorta di disagio che forse entrambi vivevamo, ma la cosa finiva lì. Un ragazzo particolare, io ora non ho titolo per fare una diagnosi, men che meno l'avevo da ragazzino, ma mi sento ragionevolmente di dire collocabile nello spettro autistico, un Asperger anche abbastanza pronunciato, aveva grossi problemi a relazionarsi con gli altri. E all'inizio ci eravamo trovati perché eravamo entrambi ossessionati dai Pokémon, parlavamo di Pokémon tutto il tempo, però insomma dopo un mese a parlare di Pokémon per me anche basta, mentre lui voleva parlare solo di Pokémon, quindi il rapporto è andato un po' disfandosi ed era abbastanza bizzarro, aveva tutte delle sue peculiarità. A un certo punto succede qualcosa, inizia a manifestare del forte disagio nei miei confronti, tipo che quando parlo, e parlavo spesso perché ero una presenza quando c'era da prendere la parola durante una lezione, quando c'era da offrirsi per venire interrogati, io lo facevo serenamente, lui aveva iniziato a mettersi la testa nello zaino e a chiudere l'elastico. Era anche una brutta scena, ovviamente, anche piuttosto inquietante. Un giorno poi l'insegnante di italiano, che tanto stimavo, mi prende da parte e mi dice, c'è un problema, questo ragazzo ha parlato attraverso i suoi genitori con noi, ha chiesto un incontro con tutti gli insegnanti, perché ha questo grosso problema nei tuoi confronti. Lui ha paura che tu lo possa contaminare con la tua omosessualità. Naturalmente è seguito da uno psicologo che gli ha detto che è assurdo, e questo psicologo sta anche cercando di capire perché abbia questa paura. Piccolo inciso, io non credo che fosse omosessuale, neanche represso. Comunque, fatto sta che aveva questa fortissima fobia. E quindi cosa mi chiede? Magari se in sua presenza mi posso contenere, ossia evitare di raccontare le mie esperienze sessuali, perché io ero sessualmente molto attivo da adolescente, avevo diversi partner,
e condividevo con i miei compagni di classe che, come potete immaginare, loro parlavano di sesso, io lo facevo. A me ha dato terribilmente fastidio. Perché? Sebbene in virtù di un problema oggettivo, psicologico, psichiatrico, mi veniva chiesto di limitare me stesso, il mio modo di essere. Torno in classe, c'era una lezione di progettazione, quindi avevamo sparsi il laboratorio, io mi siedo vicino a lui e, parlando ad una ragazza, dico: ieri sono andato in stazione a Bergamo, ho sbocchinato degli africani nei cessi della stazione, che meraviglia. Lui si alza, va nella camera oscura, chiude la porta e inizia a sentire tum, 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 tum. Stava sbattendo la testa contro la porta. Molto triste, ovviamente, molto triste. Però per farvi capire quando intendo che hanno provato a bullizzarmi, in buona fede, in malafede, ma non ci sono riusciti. Questa è stata sicuramente un'esperienza negativa. Chissà, forse magari vi sto dando anche qualche input del perché poi io, arrivato a 20 anni, inizio a esordire cantando il porn groove, cantando di sesso nella maniera più esplicita possibile, perché veramente una vita a non poterne più, a non poterne più. E vi parlo, fra l'altro, del periodo finale della mia adolescenza. Potete immaginare tutta l'educazione cattolica precedente. Ma va bene, vi ho ammorbati per 35 minuti. Di cose da raccontare ne avrei tantissime, ma avrei piacere ora a leggere qualche commento e a parlare un pochino con voi. Specifico che Sergio, che l'altra volta ho bacchettato severamente, non che a lui non piaccia ricevere la verga, ma in realtà lui deve cercare le domande, perché ovviamente scorrono, e quindi quando c'è un buco è perché è lui stesso che ha causato un buco alla ricerca, insomma, della domanda perduta. A questo punto, via, mi affido a Sergio, mettete in sovraimpressione i commenti e... Oh no, non ho preso l'acqua. E iniziamo a chiacchierare. A questo punto vado a prendere l'acqua. Eccoci. Metto in sovrappressione qualcosa io allora. Non ci hai morbato, anzi, le tue esperienze mi fanno molto riflettere. Grazie per questo talk, grazie mille a te, mi fa piacere condividere cose. Molte di queste sono cose che non ho mai detto pubblicamente, ma veramente mai. Allora, in realtà perfetto, mi dice Sergio che domande non ci sono. Quindi, vabbè, allora spio io dei commenti e allora... Sei sempre stato così ironico? Assolutamente sì. Ho sempre avuto uno spiccato senso dell'umorismo e anche molto, molto nero, sin da bambino, che non è una cosa esattamente digeribile. Più volte sono state chieste consulti, ma questo bambino forse ha dei problemi per via delle battute che fa. Ecco, a me piace proprio lo humor nero. E senza, non so come dire, celando molto male il mio snobismo, mi permetto di correlare l'amore per lo humor nero con una certa intelligenza, mettiamola così, la capacità di saper veramente discernere i due piani della finzione da quello della realtà. Allora, ti è piaciuta Orange is the New Black? Serie che ho qui alle mie spalle, di cui prima stagione Netflix, ambientata in un carcere femminile, penso che sia un'ottima serie, non tutte le stagioni. La prima mi è piaciuta tantissimo, anche la seconda, la terza, la quarta mi è piaciuta, la quinta assolutamente no. Sesta, settima, si riprende davvero alla grande, quindi è una serie che devo assolutamente consigliare. Parlaci del mensa e come ci sei finito. Vorrei organizzare una puntata appositamente su questo, quindi per ora bypasserei la domanda. Allora, Emanuele, come fai a essere così iperrazionale? Io piango sempre. Ma non è che mi sforzi. E anche i suoi lati negativi. Poi chissà cosa intendi tu per razionale, che sono molto controllato. Quello è veramente il mio modo di essere. Esplodo, ma per esplodere veramente devo sommare tanta, tanta, tanta rabbia e devo avere una netta percezione di malafede. E devo avere anche dato degli avvertimenti. Sulla capacità di analizzare razionalmente, non saprei bene cosa dirti, anche questa forse è una capacità un po' innata e un po' che si allena. Cosa ne pensi del Black Humor, appunto, ne stavamo parlando. Cosa ne penso? Come ho detto, a me piace tantissimo, che è il ridere di temi estremamente delicati, estremamente controversi. Quella cosa che ti fa dire, accidenti, ha fatto veramente quella battuta? A me piace. È lo humor di South Park, è lo humor dei miei giochi, è lo humor di molte mie canzoni. Riconosco che possano piacere a tutti.
trovo infinitamente sterile cercare di fissare un confine a priori su cosa si può scherzare e su cosa no. È totalmente soggettiva questa linea, va rispettata, ma è soggettiva. Mentre costantemente, no, su questa cosa non si può scherzare, se lo fai sei un mostro. Ma secondo la tua sensibilità, secondo la tua soggettiva sensibilità, e come si gestisce allora questa linea così soggettiva? Secondo me il black humor è bene delegarlo ai contesti adatti. Quindi, se fossi Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica e dovessi fare un discorso, non utilizzerei il black humor, perché andrei ad offendere un sacco di categorie che sono lì a rappresentare. Se dovessi scrivere, ma santi Dio, basta, basta, Lampino, vieni qui, dobbiamo fare un discorso. Allora, se dovessi scrivere un libro di testo da utilizzare in un programma ministeriale, non utilizzerei il black humor. Può essere però delegato a delle cornici di fruizione artistica specifiche, uno spettacolo, un gioco, un libro, la cui fruizione è opzionale. Se non ti piace, non lo leggi. Se non ti piace quel comico, non lo segui. Secondo me questa, la fruibilità discrezionale dell'arte, risolve il problema di dove fissare questo confine su cosa si può scherzare e cosa no. Poi tra un po' mi sa che riprendo il gatto. Quanti anni avevi quando hai fatto coming out? 14. Allora, in maniera globale e complessiva, 15 anni, lì lo sapevano tutti. I primi coming out, quindi in famiglia con i compagni di classe, avevo 14 anni. 14 anni, sì. Castodivo, che ne pensi di parlare in maniera soft di educazione affettiva qui su Twitch? Ma io penso che parlare di educazione affettiva sia importantissimo su Twitch, ma su tutti i canali possibili. C'è un enorme bisogno di educazione alla sessualità, all'emotività, all'affettività. E per rispondere a questo bisogno, sempre più persone che hanno una voce, come posso essere io, lo stanno facendo. Andrebbe fatto però anche a livelli istituzionali più importanti. Però c'è forte ostruzionismo nei confronti di questo tipo di insegnamenti. O perché si ritiene l'affettività qualcosa di troppo aleatorio, evanescente, qualcosa che non possa essere realmente insegnato, ma solo esperito nella propria vita, e non è vero, perché sono delle dinamiche psicologiche universali, la cui comprensione è perfettamente a portata di uno studente delle scuole medie. Oppure perché si teme sempre l'ideologia. Ma cosa vai a insegnare a questi ragazzi? Quando di nuovo queste realtà psicologiche, Jung parlerebbe di inconscio collettivo, non hanno nulla a che vedere con precise ideologie politiche. Quindi questo è quello che penso. Sei sempre stato così iperattivo? Assolutamente sì, e tu non vedi niente. Ecco, vi racconto una cosa scolastica sulla mia iperattività. Io, che è la canzone del Lupupar, non l'ho mai raccontata al pubblico. I miei amici la conoscono e ancora la intonano, ma mai raccontata ad un pubblico. Allora, la prima volta che ho letto la parola upupa, non sapevo se si dicesse upupa o upupa, come potete capire, e ero piuttosto angosciato da questa cosa. E allora inizio a chiedere ossessivamente ai compagni di classe, ma si dice upupa o upupa? Upupa o upupa? Ecco, a causa della dislessia, iniziando a tartagliare, questa frase, questa domanda, questo interrogativo angoscioso è presto diventato upupa upupupupa, con delle sillabe che manco c'erano. E in realtà, pur essendo privo di musicalità, era per me diventato un tormentone. Continuavo a ripetere tra me upupupupupupa, upupupupupupupa. Rido perché penso ai miei amici quando racconto la loro reazione, quando racconto questa storia. E ero anche molto, molto scattoso. Io adesso sono tranquillissimo, a confronto, ma di solito, cioè, sembravo proprio pippato tutto il tempo. E quindi ci mettevo anche le mani, no? Upupa, upupupupa. E magari codeggiando, no? Upupa, upupupupa. E avevo costretto anche i compagni di classe a intonare la canzone dell'upupa, ma a canone. A canone vuol dire parte uno, poi l'altro, si fa nella danza, si fa nella musica, a intervalli regolari. Ma non è mica una roba musicale. Quindi se uno parte up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 
senza saperlo, avevo creato l'inno alla neurodiversità, mettiamola così. Quindi sì, sono sempre stato iperattivo. Allora, com'è stata la tua esperienza come rappresentante di classe e di istituto, se ho ben capito? Bella ma dura, a causa della mia enorme introversione, all'epoca anche fortissima
timidezza, io non riuscivo a guardare negli occhi. Allora, tuttora io, se posso evitare, preferisco, ma non è per timidezza, è che mi distraggo. Se uno mi parla e lo guardo negli occhi, non riesco a seguirlo. Cioè, non riesco a non pensare altro al fatto che lo sto guardando negli occhi. Mi si azzera il cervello, non so perché. Quindi guardo negli occhi all'inizio e alla fine della frase per capire che ho finito. All'epoca manco quello, stavo lì piantato. Però torniamo a quella consapevolezza che dicevo prima. Sapevo che gli altri compagni di classe avrebbero creato conflitti anziché risolverli. E essendo io all'epoca un ottimo diplomatico, sapevo esattamente come porre la questione in maniera efficace, sintetica, empatica, sia nei confronti dei compagni di classe che degli insegnanti. Quindi in realtà ero bravo, però per me era difficilissimo. Consumava un sacco di energia, ma come del resto per me è stato difficilissimo le prime volte mettermi su un palcoscenico, assenza di salivazione, gambe che tremavano. Stavo male prima, stavo male dopo, con la consapevolezza che quello che avevo fatto era un decimo di quello che avrei potuto fare se la difficoltà emotiva che stavo sperimentando non mi avesse boicottato. Quindi questa è la risposta, bello ma tremendamente difficile. Quindi il personaggio Casto è nato per liberarti dalla censura. Sai, parliamo di un'intuizione artistica, quindi un modo creativo, spontaneo. Adesso posso cercare di razionalizzarlo, ma non ti so dire, io avevo questa passione per lo humor nero, volevo provocare, volevo rompere effettivamente, volevo disturbare. Io sono nato come troll anti-literab, sostanzialmente. E però sì, c'è questa componente sicuramente enorme, enorme. Adesso la sento meno per diverse ragioni, un momento diverso della mia vita e la società è cambiata. Noi abbiamo il privilegio, vediamola così, dai, anziché prendere coscienza come dobbiamo, non so come dire, del livello becero che sta raggiungendo il dibattito politico, siamo anche consapevoli dei grandissimi cambiamenti culturali che stiamo vedendo. Pensiamo a questioni legate alla sessualità, alla comunità LGBT+, veramente dei cambiamenti epocali di anno in anno, per non parlare di decennio in decennio. E mi sono un attimo perso. Qual era la domanda? Ah, ecco. Quindi di conseguenza anche la mia risposta creativa sta cambiando. Non sento più il bisogno di dire certe cose perché sono già state dette. Però sì, questa componente c'è. Dicevi che hai viaggiato molto. Luogo del cuore. Come dicevo anche l'altra volta, sì, ho viaggiato tanto, ma a me non piace. Io odio gli spostamenti. Li odio e odio non avere la mia routine, non avere le cose che mi piace fare, sostanzialmente. Guantino, vieni qui. Ecco. No, Guantino, se vuoi disturbare, eccoci. Dicevo, fra l'altro è tutto bagnato, perché fuori piove, è andato sul terrazzo. Allora, il mio luogo del cuore ce l'ho, sono luoghi in cui ho vissuto all'estero, Melbourne mi manca tanto, tanto, e purtroppo essendo uno dei viaggi più lontani in assoluto dall'Italia, non credo ci tornerò presto, e l'altro è San Francisco, poco da dire. Me ne sono innamorato la prima volta che l'ho vista e mi sono detto io qua voglio tornarci. Ci sono tornato e mi sono anche innamorato. La mia ultima relazione, che mi ha dato tanta felicità, che è durata, era con un'americana che viveva a San Francisco. Io ho passato lì tanti mesi. San Francisco è per me la città più bella dal punto di vista dell'atmosfera degli Stati Uniti. C'è un fermento, è la capitale dei diritti civili, l'accettazione, l'autodeterminazione, sono proprio valori fondanti della loro cultura, il senso civico. Dal punto di vista urbanistico è splendida perché è sul mare, perché anzi è una metropoli ma è sul mare, no, tecnicamente non è una metropoli, ma è una grande città sul mare, quindi ariosa, panorami meravigliosi. È una città che ha fatto dell'inclusività la sua bandiera, inclusività rivolta a tutti, tranne che nei confronti della povertà. Comunque siamo in America e questo è il lato negativo. Essendo anche molto liberali sulle droghe, di fatto le strade sono veramente ricoperte di senza tetto e tossici che stramazzano. È uno spettacolo osceno, ma non essendoci la sanità pubblica, negli Stati Uniti sapete che se disgraziatamente non avete l'assicurazione e avete un tumore, o per qualche ragione l'assicurazione decide che è colpa vostra, voi perdete la casa, perdete tutto, a meno che abbiate centinaia di migliaia di dollari sul conto. Finite per strada. E quindi San Francisco, una città così bella dal fronte dell'inclusività, è purtroppo funestata dalla povertà, da questa condizione di estremo disagio umano sociale che ricopre le strade. Ma a parte questo, che non è un neo, è una ferita profondissima, A parte Bologna è l'altra città in cui vivrei, mettiamola così.
Non ho una domanda vera e propria, però colgo l'occasione per dirti grazie per quello che ci hai raccontato. Ho trovato la tua storia adolescenziale estremamente arricchente. Ma grazie mille, Mattia, mi fa veramente tanto, tanto piacere. Spero sì di aver fatto sentire qualcuno capito con questa storia. Hai mai avuto modo di incontrare la tua prof di italiano dopo il periodo della scuola? No, e ormai sono passati quasi 20 anni. Fa un po' impressione pensarci, dall'ultima volta che l'ho vista, si intende. E vorrei e mi devo imporre di farlo. Sì, sicuramente siamo cambiati molto, però devo farlo, anche solo per raccontarle qualcosa di quello che è stata la mia vita. Emanuel, parliamo di Pokémon. Qual è il tuo Pokémon preferito? Io poi però non ho più seguito da quel periodo, sebbene anche io abbia mi sia fatto prendere da Pokémon Go quando ero uscito. Ho passato anch'io un mesetto in giro a raccogliere Pokémon. Avevo anche l'app abusiva che ti diceva dove sarebbero apparsi e andavo a raccattarli. Fra l'altro io abito su un fiume, su un corso d'acqua, quindi dal letto prendevo i Magikarp. Di conseguenza ero riuscito a sviluppare prestissimo, come si chiama l'evoluzione del Magikarp? Mi viene Pitagiros, ma quello è un piatto greco. Quell'enorme drago che era il mio Pokémon poi da combattimento. Ricordo anche con grandissimo disagio che mi ero infrattato in una viuzza perché veramente la moda era esplosa e tutti a cercare Pokémon. Ecco, no, da dislessico non riesco a pronunciarlo. Ghiard, vabbè, mi ha pure tolto, meglio così, mi ha risparmiato una figuraccia. È Ghiradoros, vabbè, comunque, cosa succede? Che mi infratto in questa viuzza, mi metto dietro a un cassonetto dell'immondizia per prendere un Pokémon, e questo è l'antefatto. Poi su Instagram mi vedo taggato a pecora in mezzo all'immondizia che cercavo Pokémon, anche Manuel Castro cerca Pokémon. C'è un danno per la mia immagine, avrei preferito venire immortalato mentre molestavo un minore, tipo. Caro Emanuele, che punti di riferimento sono stati importanti per te quando ti veniva fatta terra bruciata intorno? Gli amici. Devo dire sì, gli amici. Tuttora per me gli amici sono la mia famiglia. Un concetto tutt'altro che innovativo è la famiglia che si sceglie. Però io non sono solo. Anche passando da solo quasi tutto il mio tempo, a maggior ragione in questo periodo, ma per definizione, perché se non lo faccio io mi deprimo, perché la mia energia si azzera, quindi mi deprimo, quindi devo stare da solo la maggior parte del tempo. Io però non mi sento solo, non mi sento solo. Ho persone che mi vedono per quello che sono, lo vedevano anche all'epoca, poi magari non era chiaro quello che io fossi. Ma quel guazzabuglio che ero, lo vedevano come io vedevo loro, erano compagni di classe. O magari fratelli e sorelle più grandi, che per me erano dei punti di riferimento, ecco, questa è una cosa che avrei potuto dire. Io andavo magari a trovare questi compagni di classe per parlare con la sorella, col fratello, che magari erano artisti, no? Erano studenti universitari e avevano su di me un ascendente enorme. Io sarei rimasto a parlarci per ore e ore. Però sì, i punti di riferimento alla fine nella vita sono questi. Chi vi vede per quello che siete e vi accetta per quello che siete. Io ne ho diverse di queste persone nella mia vita e sono veramente grato, sono appunto quella che io definisco la mia famiglia. Grande Manuel, è sempre un piacere sentirti, grazie di cuore. Film preferito? Non ce la faccio, è una domanda a cui non riesco a rispondere, dovremmo almeno dividere per genere. Proprio mi si spegne il cervello di fronte a una domanda del genere. Se ti va di farmi la stessa domanda, contestualizzandola in un genere, in un'epoca, un regista, ti so rispondere. Così mi si spegne il cervello, purtroppo. Vediamo, cos'altro? Allora, qual era la tua materia preferita? Ne avevo tante, perché a me piaceva andare a scuola. Le materie artistiche a livello di gusto mi piacevano, ma era impedito. Geometrico mi piaceva tantissimo a livello di concetto, ma non sapevo eseguire. Ero bravissimo in chimica, bravissimo, avevo il massimo. Ero bravo in fisica, nelle materie scientifiche andavo bene, a parte matematica, ma a causa dell'insegnante, e adesso ne parlo, andava tutti male in matematica. Mi piaceva la letteratura, mi piaceva la storia, mi piaceva la storia dell'arte, accidenti, mi piaceva tutto, mi piaceva tanto, tanto filosofia. Io mi chiamo a livello di nome artistico, ma non è per questo, eh. Avevo un insegnante di filosofia pessima. Era un ex insegnante delle medie calabrese che per qualche motivo si era ritrovata a Bergamo a insegnare filosofia, ma poi è tornata a fare quel che faceva prima, e lei non conosceva la materia. E faceva delle battute orribili, tipo, io facevo delle domande perché non si capiva nulla. Lei aveva parlato un fortissimo accento.
e era estremamente disarticolata, non riuscivo a seguire il discorso. Quindi facevo delle domande e per questo lei diceva ti chiamerà Manuel, Manuel! Come Manuel Kant, appunto, suona anche bene, me lo prendo. Oppure mi diceva, non mi mettere in croce, anzi, non mi mettere in benedetto croce. Una volta, fra l'altro, ci spiega Hegel, tipo la definizione di stato etico, secondo Hegel, proprio una roba semplice, che è uno dei filosofi più complessi in assoluto, e ovviamente nessuno di noi capisce una minchia. Ci dice di studiarlo sul libro, ma non capiamo. All'inizio della lezione, io le dico, scusi, non ho capito nulla, ce lo può spiegare? E lei, la filosofia, la gnosia, lo spirito di Hegel, la biblioteca! Quindi, da quanto ho capito, lei andava in biblioteca a prendere un libro. Perfetto. Non è più tornata. Non è più tornata. Cioè, io me la sono immaginata, tipo uscita dalla classe, la copertura è saltata, mandato un elicottero, sono pronta per il recupero. Salita sul tetto, tipo è partita per la Calabria. No, non è più tornata per quella lezione lì. Quindi sì, filosofia è una di quelle che mi piaceva particolarmente. Vediamo. Qual è il confine tra razionalità e cinismo? Mi devo prendere del tempo per rispondere ad una domanda del genere. Vediamo, io ti direi che il cinismo è l'opposto dell'idealismo. E la razionalità si configura come uno strumento di indagine in entrambi gli ambiti. Ti do questa risposta così, su due piedi. Ma i tuoi genitori come si comportavano con la tua eccentricità? Ti supportavano? Argomento molto delicato. Nel senso che a loro non piaceva quello che faceva, quello che facevo, non piaceva, devo dire, il modo in cui io ero. Non per cattiveria, ma a causa di questa forma mentis, devo ricordare che sono nato agli inizi degli anni 80, fra l'altro in un paesino che culturalmente era fermo agli anni 70, come spesso succede, insomma, i cambiamenti culturali arrivano dopo, e l'idea è che se tu sei diverso, per il tuo bene, ti devo bastonare, finché non diventi normale. Per il tuo bene, se no soffrirai, ed è poi vero che una persona diversa soffre in certa misura, ma soffre molto di più se si violenta per essere altro da sé, mettiamola così. Quindi, non mi hanno mai attivamente apprezzato per come ero, per quello che facevo, ma, e questa è già un'enorme fortuna, capivano l'importanza che la creatività aveva per me. Quindi, non mi piace, non ti supporto, ma ti lascio fare. E guardate, rispetto ad altre storie, io metto la firma. Ho sofferto tanto, ma metto la firma. Meglio così. Non sono racconti praticamente edificanti, mettiamola così. Cosa consiglia chi vuole migliorare il proprio eloquio? Di leggere, sostanzialmente di leggere e di esercitarsi. A me ha aiutato tanto, facendo una scuola di arte drammatica, un'accademia proprio, la lettura ad alta voce, cosa che io da dislessico ho sempre odiato, tuttora in realtà non amo fare, ma è meraviglioso, è meraviglioso. Allora, devi studiare degli elementi base di recitazione. Accidenti, bellissima idea, io non mi sto segnando nulla, me lo scrivo qua, perché sennò mi dimentico. Elementi recitazione. Ci sono delle cose che vi potrei spiegare molto banalmente, dei criteri base di utilizzo della voce. Io vi do tre regole, con quelle tre, moltiplicandole, 3 per 3, 9, riuscite a creare tantissimi effetti. Sono quelli che bastano per una lettura interpretata. E lì ti prendi un testo, con i colori, se vi piace, dividete i punti, decidete che effetto utilizzare e, fra l'altro, imparare a leggere ad alta voce insegna a scrivere, altra cosa che mi ha insegnato molto. Un testo scritto male è impossibile da leggere ad alta voce, perché gli scarti tonali sono dati dal senso e se la struttura logica è sbagliata, non sai come usare la voce. Apri un inciso e devi tenere tutto in sospeso e poi non si chiude mai. Lì tutti gli errori, se ci sono nello scritto, nel momento in cui tu leggi ad alta voce, tutti i nodi vengono al pettine. È un esercizio che andrebbe appunto sempre fatto. Quindi leggere e imparare a leggere ad alta voce. Lettura espressiva, fare corsi di lettura espressiva. Questo è un consiglio che mi viene di darti. Secondo te, il bullismo nel periodo della scoperta del proprio orientamento sessuale, quanto ci può condizionare? A me venivano dette cose poco carine, ancor prima che capissi di essere gay, e per molto tempo non capivo il perché di certe parole così pesanti. Francesco, mi dispiace ovviamente molto per quello che tu hai patito. Purtroppo sappiamo che non è raro, certo che influenza.
Io, Francesco, ti do la mia personale definizione di bullismo. Quando dico personale, intendo ovviamente che andrebbe scritta nei dizionari, però formalmente devo dire che perché ho personale, che è soggettivo. Allora, la mia definizione di bullismo è il tentativo di stabilire l'identità di un'altra persona attraverso la paura. Te la spiego un po' meglio. Vuol dire io vengo da te, vengo da voi, e usando la forza, spaventandoti, facendoti soffrire, metto in dubbio la tua stessa identità. Vengo da te e decido io chi sei. Decido che sei un debole, che sei uno sfigato, che sei incapace, che sei brutto. Questo è il bullismo. Quello che quell'insegnante, dicendo a tutta la classe in mia assenza, che io ero la persona, tra le persone più prive di talento che lei avesse mai visto, era bullismo. Perché attraverso l'umiliazione ha cercato di stabilire chi io fossi. Non credo intenzionale, penso per sua ignoranza proprio di pedagogia, mettiamola così. Però questo è un esempio. E nel caso ovviamente di una persona che sta scoprendo il suo orientamento sessuale, se viene qualcun altro a cercare di dirti che come sei tu non va bene, questo rallenta il processo d'accettazione, ma lo rallenta tantissimo perché sei già tu che lo metti in dubbio. Infatti ecco, una cosa importante del bullismo. Se uno è certo della propria identità, il bullismo non funziona. Non significa che vada bene, non significa che sia scusabile, che non sia condannabile. Sì, però tu mi puoi dire quello che vuoi, mi puoi insultare quanto vuoi. Ti mando a fanculo, cercherò un modo di farti smettere, ma non è che ci sto male. Cioè, se tu mi dai un giudizio, io so che è infondato, non è che ci sto male. Che meraviglia. Devo ricitare la mia insegnante che tanto amavo dell'italiano. Dove, parlando di un concetto simile, lei una volta disse, sarebbe come se a me venissero a dirmi che sono brutta e che sono stupida. La mia bellezza, la mia intelligenza sono talmente autoevidenti che come potrei io dubitarne? Capite perché mi è entrata nel cuore questa donna? Ecco, è un po' la stessa cosa. Se uno è sicuro della propria identità, il bullismo non funziona. Attecchisce su chi purtroppo ha dei dubbi. E nell'adolescenza, chi è che non gli ha dei dubbi? Chi è che da adolescente è già certo della persona che è? E attenzione, non correla con l'intelligenza. Anzi, ma questo sarebbe un altro argomento, ci sono molti studi che dimostrano che sia una relazione inversa, ossia che una cresciuta intelligenza, soprattutto manifestata nei primi anni, quindi nel caso dei gifted, porti ad essere degli adolescenti più disadattati. La ragione ve la potrei spiegare, ma non so se è questo, insomma, l'appuntamento dedicato. Fra l'altro siamo già ad un'ora, mi prenderei un altro quarto d'ora per stare insieme, poi tanto ci vediamo martedì prossimo. Cosa ne pensi di chi dice che non si possa fare la blackface imitando un VIP nero? Allora, il tema del blackface è effettivamente interessante. Allora, io concordo nel dire che sia offensivo, ma perché ascolto la voce di chi dice che è offensivo? Loro la vedono come una rappresentazione grottesca del loro modo di essere. Penso che si possa fare un'analogia abbastanza semplice, abbastanza immediata e corretta, al netto di una prospettiva storica che poi vado a recuperare, con la rappresentazione dell'omosessualità. Ad esempio, nei film comici italiani, tipo di Renato Pozzetto, degli anni, cos'è, 70-80, La Macchietta. E beh, ciao, come stai? Come stai? Cioè, gli omosessuali raccontati così. Che poi ci può anche essere quel modo di essere, e un omosessuale può giocare con quello stereotipo, è suo diritto farlo. Non c'è un modo giusto o sbagliato di essere omosessuali. Però è questa rappresentazione, no? Quindi un bianco che maldestramente si pittura la faccia di nero, dice parlare africano, cioè, capite quanto possa essere umiliante per una persona di quell'etnia? Quindi io concordo nel dire che vada evitato, specificando però una cosa, che è la prospettiva culturale. Stiamo mutuando questo precetto morale, non si fa blackface, dagli Stati Uniti, che hanno una storia di razzismo molto diversa dalla nostra. E così come noi, non dovremmo permetterci di giudicare quelli che sono i movimenti culturali di rivendicazioni legati alla cultura afro negli Stati Uniti, perché noi non la capiamo, non è la nostra cultura, non la capiamo. Al tempo stesso non è del tutto corretto importare gli stessi precetti morali nella nostra cultura. Faccio un esempio. Noi la schiavitù non l'abbiamo mai avuta. Per loro questo ha avuto un impatto enorme, dopo la schiavitù, comunque la segregazione, una discriminazione che a livello sociale esiste tuttora, è proprio una storia completamente diversa. L'esempio che vi faccio per quanto riguarda noi è gli ebrei.
Noi, io ricordo ancora che la parola ebreo da bambino andava pronunciata sottovoce. Perché? Perché giustamente gravava ancora su di noi la nostra responsabilità durante la Seconda Guerra Mondiale, l'orrore delle leggi razziali, il nostro tacito ma anche attivo per un certo periodo coinvolgimento con l'Olocausto. Quindi gli ebrei noi non potevamo neanche nominarli. Gli Stati Uniti, gli americani che gli ebrei li hanno salvati, loro ci scherzano tranquillamente. Woody Allen ci ha fatto una carriera sulle battute sugli ebrei. La Tata è tutto umorismo sugli ebrei. Noi questa cosa non l'avremmo potuta fare. Come invece per noi fare umorismo sugli immigrati, sappiamo che usavamo altre parole, ma se le uso adesso mi bannano, era più accettabile perché non avevamo la storia di orrore che invece ha dovuto subire la comunità afro, la comunità nera, negli Stati Uniti. Quindi al netto di questa specifica prospettiva culturale che dovremmo avere la consapevolezza di portare, concordo nel dire che il blackface non vada fatto, perché se ci dicono che quella rappresentazione offende, che bisogno abbiamo noi di farla? Basta. Come ti giudicano i tuoi coetanei? Come ti giudicavano, stavo spiegando per commenti, come ti giudicavano i tuoi coetanei a scuola per la tua omosessualità? Accettavano la cosa? Oppure erano degli ignoranti? Vi devo dire che l'accettavano abbastanza bene, ma io penso di aver fatto un regalo molto bello ai miei compagni di classe, la diversità. Loro, quando ancora stavano formando la loro visione del mondo, sono cresciuti con un omosessuale che diceva di essere omosessuale. Il problema degli omofobi, ma degli xenofobi, di tutti coloro che hanno un pregiudizio nei confronti di una categoria e che non conoscono la categoria. Voi non sapete quante volte mi è capitato. A me piace dialogare con chi ha idee radicalmente diverse dalle mie e non dico questo fingendo un approccio super partes, in cui io so che le loro sono sbagliate, ve lo dico chiaramente, ma mi piace dialogarci, capire se si trova un punto d'incontro. E non è raro che quindi io parli con persone estremamente conservatrici e sì, con idee omofobe che mi dicano ma tu sei diverso. Cioè, da cosa? Tutti gli omosessuali sono diversi tra di loro. Il problema appunto dei razzismi nei confronti di una categoria è la generalizzazione. Si immagina che tutte le persone di questa categoria siano uguali. È questo ovviamente il problema. È quello che dico del coming out, perché è così importante, pur essendo una scelta personale? Il Pride e tutte le manifestazioni per la parità dei diritti, per la rivendicazione di un posto nella società sono importantissime, ma è ancora più importante il coming out. Se tutti omosessuali, bisessuali, transgender, e lesbico ovviamente includo un omosessuale intanto quello, facessero coming out, tutta la popolazione si ritroverebbe con decine tra amici, parenti, colleghi che rientrano in questa categoria e sbam, quindi non è più questa categoria uscita dall'inferno venuta per distruggere la società, ma ha sempre fatto parte della società. Quindi io credo ai miei compagni di classe, avendo fatto coming out così da giovane, di aver fatto effettivamente un regalo. Domanda non in linea con l'argomento di oggi. Vorrei sapere se hai mai pensato di fare cover. Mi piacerebbe ascoltare le tue interpretazioni di canzoni che adori, o comunque che ti hanno segnato. Io adesso concludo la diretta di oggi facendovi vedere dei materiali non esclusivi. Di più, non li ho mai fatti vedere in pubblico e alla maggior parte dei miei amici. E mi hai dato tu l'idea adesso, pensa al collegamento mentale. Datemi un secondo che li prendo. Allora. Io all'epoca cantavo già al liceo, non ero bravo, le mie produzioni erano agghiaccianti dal punto di vista tecnico, agghiaccianti, utilizzavo il registratore di suoni di Microsoft e cantavo in presa diretta, tipo con un registratore riproducevo la musica, io ci cantavo sopra e con il registratore di suoni creavo l'audio e poi masterizzavo i CD, delle robe indegne, però facevo già le grafiche, perché comunque ero già una star arrivata. Io vi farò vedere quei CD adesso. Non credo che siate pronti perché non lo sono neanch'io e ci sono le mie foto di me al liceo. Allora, si parte con Hotline. Ora c'è il riflesso, però dovreste vedermi in lingerie, me a 16 anni, mentre stringo un enorme gatto. C'è anche un interno. Ecco un Emmanuel Beau, quindicenne, sedicenne, con un filo di rossetto.
Ma andiamo avanti. La svolta musicale però è arrivata con un prodotto più impegnato, ossia Estasi Anale. Anche qui c'è un interno assolutamente prestigioso, dove ecco, mentre mostro già così da giovane, il mio talento con il microfono. Dopodiché, arrivato in quinta liceo, è arrivato il momento di una raccolta. Avevo già fatto il Greatest Hits, che si chiamava Aprimi. Ecco il mio musino su un barattolo di fagioli. E guardate anche il servizio fotografico che avevo fatto. Non so se mi vedete. Per poi concludere questo percorso artistico, The Early Years di Immanuel, con un album di cover. E guardate già lo stile, guardate già la grafica, come era diventata figa a quel punto, si vede che ero bravo in grafica. Qui avevo, quanti anni si ha alla fine del liceo? 18. Questo Voyeur è un album di cover. E Mina, Bjork, Madonna e T'appartengo di Ambra. Quindi di cover ne ho fatte. Ora, chiuso questa prestigiosa parentesi del... Oddio, si è sfocato. Ecco. Chiusa questa parentesi discografica del liceo, cover oggi, non escludo di farle. Generalmente vi devo dire che al pubblico non piacciono troppo. Cioè, quando un cantautore fa un album di cover, la reazione è sempre... soprattutto se quel cantautore è giovanotti. Però spesso non piacciono troppo. Non lo escludo. Poi io di cover nei miei dischi l'ho fatto, in Freak and Chic che c'è una cover? Nel Pink Album ci sono due cover. Ossia, c'è Sabrina, il nome non me l'ho fatto pronunciare, Einzemesh Bastis Power, non l'ho mai imparato pur ascoltandoli, che è stata adattata con Rosso Ore Nero, e Real Men adattata in Uomini Veri. Quelle, ad esempio, sono due cover, con l'usanza adesso scomparsa, anzi, fatta adesso risulta di cattivo gusto, bisogna essere bravi, e io lo sono, ossia di prendere canzoni estere e tradurle sostanzialmente, ovviamente reinterpretate. È quello, questo nome. Ditemi se un dislessico può pronunciare un nome del genere. Cioè, anzi, credo che sia proprio discriminatorio, dovrebbero venire sanzionati e cambiare nome. Comunque non è un nome inclusivo. Allora, no, in realtà dai, 1:15, abbiamo ancora 4 minuti e leggo ancora un paio di commenti, poi vi auguro la buonanotte. Allora, metto io in sovraimpressione questo, Immanuel. Avrò modo di conoscerti se dovessi venire a Bologna in futuro, spero abbastanza prossimo? No, cioè nel senso, se ci sarà un appuntamento con il pubblico, assolutamente sì, non vedo l'ora che sia un firmacopie, che sia un concerto, che sia un meet and greet. Se stai chiedendo un'udienza privata, è difficile che le conceda, mettiamola così. Però spero che vorrai continuare questa conoscenza telematica. Riprenderesti una canzone di questi album per riarrangiarla oggi? Non credo, ma vi dico questa cosa. Ho accennato l'altra volta al fatto che c'è un progetto discografico che finalmente sta ingranando, che non vedo l'ora che veda la luce. E stavo pensando in realtà di prendere due canzoni vecchie di album che non sono mai diventati singoli, che però avrebbero dovuto esserlo, e di riproporle oggi in versione rivisitata. Non ve le spoilerò, però appunto sono canzoni so amate dai fan, ma che non... di cui non ho mai fatto il video, non sono mai uscite come singoli, entrambi le ho cantate ai miei concerti, quindi insomma già sentite, ma che riproporrò in una versione inedita. Quali sono i tuoi orari in live? Ah, rispetto a questo. Allora, io ho iniziato questo progetto di Twitch, che è poi una prova, ovviamente, e prevede martedì e giovedì dalle 22 alle 23 e un quarto circa. Quando fai una nuova versione di Tu Pazia? Che racconto immarcescibile. Ci sarebbe addirittura il seguito che ho in mente. Topazzi è un monologo, così come un piccione nel culo, che porto nei miei show. Tra l'altro vi dico, non so quando questa idea prenderà piede, che mi piacerebbe fare uno show nei teatri e potenziare l'aspetto dell'intrattenimento, l'aspetto cabarettistico. Quindi magari con meno canzoni, pur restando uno show musicale, ci mancherebbe, ma anziché le 25 solite, magari farne 14, ma con più sketch comici, più monologhi, tra cui appunto i classici, un piccione nel culo e Topazia, che ormai sono dei topoi della letteratura postmoderna.
dove rivedremo le live. Allora, su Twitch dovrebbero restare per qualche settimana, dopodiché le vorrei caricare su YouTube. L'ultima Twitch me l'ha cancellata, perché a quanto pare c'era una spunta che andava messa, senza la quale non viene salvata la diretta. Se tutto va bene, da domani questa sarà anche su YouTube. La taglio perché devo tagliare i momenti dei gatti, perché mi rifiuto. Allora, dico, questa è l'ultima domanda perché siamo quasi. Dove si potrebbe trovare il materiale di Porn Groove 2004-2009, che ha una storia discografica un pochino travagliata, perché l'etichetta che era la Pyramids con cui eravamo all'epoca, non so se non esiste più, comunque attualmente effettivamente non è negli store, ma andrebbe rimessa. Addirittura non so se Adult Music attualmente c'è, magari questo me lo confermate, o forse perché dipende come erano i diritti messi con la Universal, non lo so. Oppure, altra cosa che si potrebbe fare di Porn Groove, una ristampa fisica, ad esempio, perché nel Best Of, nell'età del consenso, ci sono alcuni brani di Porn Groove, ma rivisti, che sono 50 Boca 100 Amore, Anal Beat, Che bella la cappella, che poi a sua volta in realtà Porn Groove ricapitolava tutto il periodo, appunto, dal 2004 al 2009, in cui sul web avevo sperimentato tantissimo. Allora, siamo arrivati alla fine di questa diretta. Grazie mille per avermi ascoltato, è stato bello parlare di temi molto delicati che non avevo mai affrontato, e grazie per l'entusiasmo, per i vostri commenti. Io vi do appuntamento a martedì prossimo, dove parlerò di un tema che sono le fallacie argomentative, quindi si parla sostanzialmente di dibattito, di errori nel dibattito o in malafede, o fatti sostanzialmente per ignoranza, inconsapevolezza, che è un progetto che ho sviluppato con il Mensa Italia, e vi terrò una lezione su come andrebbe condotto un dibattito e su quali sono gli errori da evitare. La pubblicizzerò anche sugli altri miei canali, ma io vi do appuntamento a martedì prossimo, mentre quando è... sto pensando se esce qualcos'altro prima, no, se posta per caso è uscito oggi, quindi sì, direi che ci vediamo martedì prossimo. Grazie mille di